La salute mentale non è come la salute del fegato o dei reni, che se funziona o no. Qui bisogna costruirla insieme, perché la nostra mente è che si modifica, capisce? È plastica. E quindi la salute è da raggiungere. E quindi dobbiamo parlare non come si tolgono i sintomi, come si tira via il male, ma come si produce, come si stimola il benessere, l'essere bene. Quello con lo psichiatra Vittorio Andreoli è stato indubbiamente uno degli incontri più densi di stimoli e contenuti del Festival della Salute Mentale ospitato ad Arezzo in questi giorni. Oltre 30 eventi in cui è stata ricordata anche la figura di Agostino Pirella, psichiatra, umanista e direttore dell'ospedale psichiatrico di Arezzo, e che hanno messo al centro le fragilità del nostro tempo, non solo dei giovani ma anzi anche e soprattutto degli adulti, che devono avere il coraggio di mostrare le loro debolezze. Innanzitutto siamo fragili anche noi che non siamo ragazzi, nemmeno lei è un ragazzo. Allora, quindi voglio dire, la fragilità è avvertire il senso dei propri limiti. E quindi bisogna, il senso del limite porta verso l'altro. Allora, un padre deve far capire che ha bisogno del figlio e viceversa. Lei dirà, ma come, il padre non deve aver bisogno dei figli? No. Allora, la fragilità non è una malattia, non è un sintomo come la debolezza, ma è la condizione umana che deve spingerci a relazionarsi. E tra padre e figlio il modo per relazionarsi è uno solo, volersi bene. L'intervento di Andreoli aveva infatti come titolo Dall'io al noi. Quello che è vivere bene, vivere un poco meglio, bisogna produrre, e la produzione, i sistemi da fare, bisogna farli insieme. Ecco perché l'io, vede, cioè l'io del padre, l'io del figlio, bisogna passare a noi, bisogna relazionarsi, volersi bene.